Eccoci qua, buonasera al torneo Città di Desenzano. Siamo con Daniele Azzi, osservatore della Juventus. È un onore per noi averla qua ospite e quindi volevamo sapere, è la prima volta che viene qua a Desenzano? Sì, è la prima volta. No, beh, Desenzano durante l'anno sono venuto spesso a vedere il Chievo e ho saputo dell'esistenza di questo torneo dal vostro sito. Per cui, insomma, facendo richiesta alla Juventus, loro ti mandano in avanscoperta quando c'è da scoprire o nuovi giocatori o nuovi tornei, per cui non lasciamo niente al caso, copriamo tutto il territorio. Questa sera è toccato a me, molto volentieri. Intanto Desenzano è bellissima, il campo mi piace molto, il torneo mi sembra che stia riscuotendo successo, per cui speriamo un domani che possiate portare la Juve. Ecco, difatti era proprio quello che volevamo sapere, sapere difatti da persone professioniste che masticano calcio tutto l'anno, anche qualche consiglio ovviamente per migliorarci e per intanto vedo che avete delle idee innovative come quella della presentazione delle formazioni per il pubblico, che è un ottimo investimento secondo me, considerando il fatto che la gente fa 1000-2000 fotocopie per mandare le formazioni. Direi che questo è la cosa migliore, per cui anzi, se sapevo così non le chiedevo neanche, perché le avete scritte. Io direi che quando uno ha buona volontà alla fine arriva, se avete idee, voglia, secondo me il torneo è chiaro che il primo anno magari si fa un po' fatica, ma insomma io per quello che mi riguarda la Juve, se voi se la invitate, insomma la Juve è disponibile, non è che rinuncia, fa molto piacere, assolutamente. È chiaro che Juve, Inter e Milan sono invitate a 2000 tornei, certo. Per cui facendo richieste in anticipo, io penso che la Juve, insomma, anche perché Desenzano è bella, quindi non è che l'ha chiamata in un posto brutto. D'accordo. Ringraziamo molto, signor Daniele. Ringrazio voi. Alla prossima, arrivederci. Grazie. Arrivederci.